Un esperimento condotto su circa 400 bambini americani ci mostra come una piccola ma significativa differenza nella lode crei un grande impatto sulla psicologia. A tutti i bambini è stato dato un test di intelligenza molto semplice. Una volta terminato il test, i bambini sono stati lodati in due modi diversi. Ad un gruppo è stato detto: "Wow, bravissimi, siete molto intelligenti!" Al secondo gruppo invece è stato detto: "Wow, ottimo lavoro, avete lavorato duramente!" A questo punto è stato proposto ai bambini di fare un nuovo test e di scegliere se farne uno simile al primo, quindi molto semplice, oppure sceglierne uno più difficile. La scelta dei due gruppi di bambini è stata decisamente diversa. Nel primo gruppo, lodato per l'intelligenza, il 67% dei bambini ha scelto di ripetere il test semplice. Nel secondo gruppo, lodato per lo sforzo, il 92% ha scelto il test più difficile. Gli insegnamenti di Carol Dweck hanno avuto un enorme successo e nel tempo sono stati più volte utilizzati. A volte rielaborati e spesso semplificati in modo eccessivo con il rischio di un'applicazione sbagliata. Lodare lo sforzo è molto importante, ma non si può applicare di fronte ad un fallimento, quindi in uno sforzo non andato a buon fine. Dicendo al bambino: "Wow, hai lavorato duro", quando il lavoro non è stato di successo, gli trasmetteremo come un premio di consolazione a cui lui non crederà. Come evitare questo? L'insegnamento loda lo sforzo deve essere trasformato in loda lo sforzo che porta al progresso. Quando un bambino non arriva al risultato, non limitiamoci a dirgli "hai lavorato sodo", ma trasformiamo il nostro feedback dicendo "hai lavorato sodo, ma forse questo metodo non è andato a buon fine, possiamo trovarne un altro, puoi trovarne un altro". Se non aggiungiamo questo concetto, rischiamo che i bambini continuino a sforzarsi con strategie inefficaci. Non si può però applicare un concetto di cui non si è pienamente convinti, proprio per evitare, come dicevamo prima, di semplificare un concetto e quindi di non raggiungere un risultato. Vi lascio il link per poter acquistare, comunque potete trovarlo anche in tutte le librerie, il libro di Carol Dweck che spiega proprio nello specifico il potere del not yet, non ancora, e delle mentalità a confronto, fixed mindset e growth mindset.